Buon pomeriggio, ragazzi, buon pomeriggio. Anteprima in diretta, dopo ormai un percorso nel quale non c'è più balbuzie dinanzi a contenuti così densi, si può fare un'analisi bella densa senza preoccuparci dell'essere registrati in un Sento contesto in fuori. cui il pubblico è dinanzi a me attraverso una forma di interazione che sarà comunque presente, perché non è un video scritto. Ho già fatto un'anteprima di Final Fantasy VII Rebirth, l'ho già fatta sul canale Sento principale. fuori. Tutto ciò che effettivamente è stato detto in quella preview è ancora valido, è ancora presente come fattuale anche nella prova più recente che ho avuto. Quindi non preoccupatevi se recuperate quel video, ciò che potrebbe mancare oggi, che non voglio ripetere per essere meno ridondante, lo potete recuperare. Detto ciò, è comunque una live, è comunque una live e mi fa piacere poter chiacchierare con voi anche in una forma un pochino più non convenzionale, meno didattica, meno da cattedra, meno effigie. Lo è comunque, ma è live. Quindi, l'evento in sé a Londra è stato delizioso. Mi fa piacere potervelo raccontare perché per me gli eventi di press tour sono una delle esperienze più belle che ho in vita, proprio non nel lavoro, in vita, perché mi permette di stare con colleghi, amici e nell'universo che più amo discutere, ossia quello del videogioco, come raramente accade. Nondimeno, in realtà, è stato anche un bel evento di per sé. È stato un bel evento perché ci ha dato l'opportunità di provare, di giocare Final Fantasy VII Rebirth per diverse ore. Ora, potrei fare una filippica sui press tour in generale, su quello che in tendenza io cambierei degli eventi di per sé perché, volendomi lamentare, trovo il modo perché quello che ci hanno fatto provare è stato diviso in tempi, secondo me, non perfetti, migliorabili per permettere poi un'analisi concreta dell'esperienza, in quanto l'open map, che è la parte più importante, ci ha fatto malapena sfiorare ciò che poteva offrire, mentre abbiamo completamente assaporato, finanche nel photo mode, vi racconterò qualche aneddoto, il capitolo iniziale di Flashback a Nibelheim. Quindi, partiamo da questo presupposto. Preparatevi a un tipo di discussione che non è neutrale nei confronti di Final Fantasy VII. Questa è una discussione, questa è un'anteprima che sicuramente potrà definirsi quanto più fredda e analitica possibile, videoludicamente parlando, ma le discussioni su trama, personaggi, ambientazione e forma di lavoro atta a essere remake, o comunque ricostruzione e reinterpretazione dell'opera originale farà sì di basarsi sull'opera originale. Cioè, se non avete mai giocato a Final Fantasy VII, capirete quello che ho da dirvi, ma a una percentuale più bassa. Io farò spoiler di Final Fantasy VII, io vi racconterò qualche dettaglio dell'originale perché altrimenti la discussione si andrebbe a limitare a qualcosa che secondo me ho già fatto nell'anteprima. Perché io voglio parlarvi un po' delle tre facce di Final Fantasy VII Remake Rebirth. Ossia, uno, come è stato reinterpretato a quello che conosciamo oggi il mondo narrativo di Final Fantasy VII, le sue ambientazioni, personaggi, sceneggiatura, eventi e quindi anche plausibilmente colpi di scena e o evoluzioni lato sequel, perché Final Fantasy VII Remake è un sequel della compilation. Ricordatevi sempre che qualora vi mancasse questa informazione, Final Fantasy VII Remake 3, quindi Reunion, spero di no, ma spero di no, ma perché altrimenti ci sono tipo 4 nella compilation di Reunion. Finirà all'inizio di Advent Children. Cioè, quello che vogliono fare, che io in tutta franchezza non posso non apprezzare perché sono quel tipo di persona che ha questo kink maledetto di perfezionismo nomenclativo, diciamo, chiamiamolo così, neologismo. No, karma non è opzionale. È ufficiale che hanno detto si ricollega ad Advent Children. Cioè, quello, cioè, è detto. È fatto apposta. Lo hanno fatto apposta per chiudere il cerchio, perché Advent Children ha delle cose che a questo punto risulteranno retconnate e ricostruite intorno a. Ok? Quindi abbiamo Advent Children come il gran finale di Final Fantasy VII e secondo me funziona. È un film cesso che viene salvato. Guardatela se ve la siete persa. Guardatela. La versione complete di Advent Children lo rende godibile e giustificabile nell'ecosistema di Final Fantasy VII. Se guardate la versione cinematografica,
è un pugno nel cervello, proprio una sorta di brain fuck bello tosto. Ma comunque io sono quel tipo di persona che ritiene obbligatorio, per essere serena, fare Final Fantasy X-3, perché se mi hai distrutto il 10 col 10-2, a questo punto chiudimi il cerchio e quantomeno dammi la consapevolezza che ormai è fatta e mi dai una fine che chiuda un percorso che hai iniziato con quella volgarità. Adesso andiamo con ordine, d'accordo? Io vorrei prima parlarvi di quello che non funziona di Final Fantasy VII Remake. Vorrei parlarvi del vero, ok, argomento di un videogioco che sembra essere così dannatamente bello. Perché come videogioco sembra essere uno dei migliori Final Fantasy mai prodotti sul mercato. È esattamente ciò che sarebbe dovuto essere in una certa componente Final Fantasy XVI, che invece è rimasto appeso all'aspettativa di poter essere senza poterlo dimostrare. Qui già dal contenuto visibile nei trailer, quelle cose non sono, speriamo ci siano perché altrimenti ocio, ma ci sono. Hanno delle conseguenze negative? Forse, bisognerà discuterle e lo facciamo adesso qua oggi. Ma vorrei partire dal negativo. Io ho anche diversi contenuti video, abbiamo un sacco di cose belle da poter guardare, io mi leverei il dente. Mi leverei il dente e lo farei in realtà senza video alle spalle, perché qui voglio che voi vi concentriate su quello che ho da dirvi. E quello che ho da dirvi è che Final Fantasy VII Remake, ok, è stata un'operazione la quale il pubblico e noi tutti aspettavamo e volevamo a un livello di desiderio e capriccio tale da ritenerci vittima di una hype culture irresistibile qualora fosse mai stato annunciato. Mi ricordo come reagì io, mi ricordo come reagimmo tutti dinanzi alla tech demo per PlayStation 3, d'accordo? E Final Fantasy VII Remake è poi risultato essere non soltanto reale, ma molto più bello di quanto non fosse quella demo tecnica. Il fatto è che Final Fantasy VII Remake rimane, al di là di tutto, uno dei migliori action RPG della generazione. Rimane una delle più belle esperienze videoludiche di quello che può essere il brand Final Fantasy, ma allo stesso tempo ha un pacing terribile e delle scelte estetico-narrative criminali dinanzi a quello che sarebbe potuto essere invece una promessa mantenuta. È ovvio che quello che veramente funziona a livello creativo e autorale è che Final Fantasy VII Remake ha la Sons of Liberty, ed è un paragone azzardato che però purtroppo, per quanto mi dia fastidio, visto che si sta parlando di un comportamento un po' diverso e di una direzione un po' diversa con degli obiettivi diversi, bene o male racchiude lo stesso significato, tradisce, violenta l'aspettativa e la promessa fatta a un pubblico per mandare un messaggio diverso. Il messaggio diverso è comunque aggressivo e, bene o male, sarebbe potuto essere funzionale e anche interessante. È stato reso invece volgare, pateticamente pacchiano, piatto e senza conseguenze interessanti perché è stato esposto con un registro visivo d'umore e di regia e di anche purtroppo interazione col videogiocatore abbastanza pessimo. Il capitolo 18 di Final Fantasy VII Remake è l'unica esperienza della mia vita da videogiocatore, da quando ho un canale e condivido con qualcuno pubblicamente le mie esperienze e non in privato, in cui non ho detto una parola. È un'ora di registrato spontanea e sincera in cui io, senza sapere cosa mi aspetta, mi paralizzo e mi metto le mani nei capelli, mi metto veramente... Mi ricordo fermamente questo momento in cui io mi sento proprio spezzare qualcosa che dico è finita. Non è quello che sarebbe dovuto... È andata così. Quello shock è stato superato, ok? E nonostante i difetti di Final Fantasy VII Remake, che erano il pacing, erano le mappe a volte troppo lineari e i momenti nei quali il videogioco portava a un allungamento prolisso dell'esperienza anche di evoluzione del personaggio che non faceva sentire il giusto brivido all'aspettativa di potenziamento, ecco, quello che accade in Rebirth è diverso. Rebirth, io mi ricordo fermamente quello che stavamo discutendo tempo addietro una volta finito Remake, e io ero molto netto, ero molto rigido nel dirvi: ragazzi, Rebirth, indipendentemente dal valore che sarà come videogioco, fallirà in partenza negli obiettivi che io mi prefiggo debba avere come opera. Quindi da videogiocatore, non tanto da critico e da professionista, ma da videogiocatore, da appassionato, io mi metto a essere l'arrogante capriccioso che dice agli autori: sbaglierete per forza se non fate open map. Perché? Perché l'apertura del mondo open, overworld di Final Fantasy 7, 8, 9, eccetera, erano 6, 5, erano importanti. Se voi non comunicate quella sensazione, sappiate che per una certa fetta di appassionati, per un certo linguaggio di quello che dovrebbe essere un sequel di un remake diviso in parti, avrete fallito a priori, indipendentemente da ciò che poi di buono ci sarà, ok?
sono ancora fermamente convinto di questa idea, ciò che hanno presentato in Rebirth è l'esaudire i sogni più inaspettabili, ok? Più incredibili da vedere valorizzati così, che noi tutti avevamo. È impressionante. Cioè, poter vedere le mappe aperte che richiamano veramente la conformazione del mondo di Gaia. Minigiochi a non finire. Reconditi, esatto. Minigiochi a non finire. Chocobo Breeding, pare? Comunque, corse di Chocobo. Chocobo di colore diverso che hanno abilità diverse. La possibilità di quindi nuotare e scalare montagne. La possibilità di avere il gioco di kart che neanche esisteva nel set. Avere side activities che compongono la possibilità in quindi di avere bonus alternativi durante il percorso principale di potenziamento di trama. Molto, molto bella come aspettativa. Ora, questa forma di omologazione all'open world classico, perché ci sono delle regole di open world che Rebirth sembra acquisire e abbracciare senza troppo sforzo, potrebbe portare a una conseguenza di ciò che anglofonamente direbbero chore. Cioè, diventa un lavoro di completismo piuttosto che un cazzo, se faccio la corsa con Hippo ottengo questo. Cavolo, se vado a fare le choco mappe posso sgamare questo oggetto raro che mi permette di giocare con Freya in questo modo. Cioè, questa è una cosa molto pericolosa per quanto concerne l'analisi avanzata, non l'esperienza comune, perché l'esperienza comune è probabilmente avere a full price un action RPG da quante ore? 40, 50, 60 ore? Che ti apre 4-5 mappe gigantesche con tantissimo da fare, altissimo valore produttivo di regia, animazioni e combattimenti, e quindi, beh, applausi, porto a casa l'8,5 minimo, andiamo via. Cioè, ma questa è una cosa che non va qui bene a me. Bisogna andare un po' più a fondo. Ok, quindi regrediamo e parliamo non della trama in questo momento, ma della narrazione, ok? Mi hai cambiato Final Fantasy VII, non è un remake 1-1. Lo hai evoluto, lo hai comunque reinterpretato. E non siamo dinanzi al primo remake che fa questo. Resident Evil è riuscito a evolvere, è riuscito a crescere, è riuscito a diventare un'opera incredibilmente, inaspettatamente più bella e matura nel suo essere camp grazie ai remake di Capcom. Il remake di Resident Evil 2 è a oggi, per la mia opinione, il miglior remake mai fatto. Non ci sono concorrenti, tranne 7 remake, che comunque vi è sotto. Cioè, Resident Evil 2 Remake è oggi il miglior remake mai fatto nella storia del videogioco, per quanto mi riguarda. E questo, nonostante dinanzi a sé abbia un set remake con uno dei migliori combat system, non ho ancora giocato quello del 4. Quindi accetto moltissimo l'obiezione, ma mi permetterò di parlarne soltanto dopo, d'accordo? Comunque, il succo è Capcom ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Un lavoro che ha riscritto le stupidaggini che all'epoca funzionavano anche nel prendere in giro il B-horror movie di Resident Evil, ricostruendo modi idioti dell'horror, ma con una maturità e una serietà che riuscisse in qualche modo a prendersi in giro se stessa, ma anche a succedere a quello che prima era una clownata riduttiva, diventando un'opera moderna. È cresciuto, si è reinterpretato. Final Fantasy VII Remake riesce a fare questo. Onestamente, è riuscito quasi sempre a fare questo. Rebirth, paradossalmente, almeno all'inizio, no. All'inizio, io a vedere i trailer mi fido di quello che ho visto. I trailer sono bellissimi. I dialoghi dei personaggi sembrano essere piuttosto brillanti nel reinterpretare quelle scene. Ma all'inizio di Set Remake Parte 2, io l'ho trovato agghiacciante e preoccupante, proprio perché ci sono delle soluzioni narrative che io non posso raccontarvi 1-1-1-1 perché sarebbe volgare nei confronti di chi mi ha fatto fare la prova. Non posso raccontarvi tutte le cutscene una a una perché è proprio una mancanza di rispetto. Ok, quindi c'è Fino alla Fiamma, ma non c'è Genova. Hanno censurato un po' di cose, ok. Carino! Hanno censurato alcune parti della De... Lo apprezzo, è carino. Ok, Sephiroth si gira nelle fiamme e fine. Ok. Si arriva prima della fight nel reato. Ok. Bravi. Lo apprezzo sempre. L'open map della demo esce il 21 febbraio. Molto bene. Perfetto. Allora, vorrei dirvi questo. Loro sanno
che hanno tra le mani la più grande patata bollente della storia del medium. Nessuno ha avuto fra le mani, a parte Metal Gear Solid 2, una patata così bollente. Kojima l'ha avuta più bruciante perché ha volontariamente preso in giro e combattuto contro il pubblico stesso e la hype culture, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Nomura, Nojima e Kitase sanno che hanno fra le mani qualcosa di spaventoso, qualcosa di veramente... The Last of Us Parte 2, tra virgolette, troppo poco. The Last of Us Parte 2 ha avuto, in realtà, da una parte alcuni capricci di Druckmann, che in certe cose, che non dirò quali, un po' di Nomura ce l'ha nel cuore. Però The Last of Us Parte 2 è stato un treno che ha sfondato il muro di mattoni. Quello è un altro discorso. 7 Remake è qualcosa che ha fatto la storia del medium tutto. The Last of Us ha fatto un'altra cosa. Sì, ha creato uno standard. Sì, ha fatto un po' come Metal Gear Solid, lo spartiacque per un certo tipo di narrazione, anche troppo. Però, ecco, allora, quello che accade è che la paura a cui si sono approcciati, con totale rispetto per loro, perché io capisco profondamente quel tipo di paura, non, è impossibile non avere l'empatia nei confronti di queste persone. La paura che hanno avuto nel toccare Final Fantasy VII, in Rebirth, nell'introduzione, loro hanno fatto qualcosa che secondo me è assolutamente stato terribile. Terribile. Uno dei flashback, non il, d'accordo? Ma uno dei flashback più importanti della storia dell'intero medium videoludico, di tutta la sua storia, di tutti i 50 anni di videogiochi di un certo tipo, anche se in realtà di quella forma potremmo definire 35, il fatto è che siamo dinanzi ad aver duplicato uno a uno un flashback ridotto e scritto per un pubblico destinato ai ragazzi, ai ragazzini, perché Final Fantasy VII non era fatto, non era sceneggiato per un pubblico adulto. Il fatto è che Nibelheim, riprodotto uno a uno, diventa, e non ve lo aspettereste mai, stranamente infantile e disturbante. Nibelheim, trasmesso uno a uno, che dura 7 volte tanto, iperbole, che dura 2-3 volte tanto, e viene allungato per creare la tirata del remake parte 2, è provante, purtroppo è provante, perché purtroppo, e tra un po' ve lo faccio vedere un esempio a schermo, purtroppo avere a che fare con Nibelheim duplicato, triplicato, con quelle scelte che oggi negli ENTA, ma anche con l'esperienza del mercato stesso, del videogioco, l'evoluzione di scrittura, di sceneggiatura, ok? È veramente tragico, vi spiego il perché. Vi espongo qualche scena, vi espongo un paio di esempi, d'accordo? Da una parte, a me dispiace fare in sedi che io ritengo ufficiali delle recitazioni fisiche, perché sembra che io prenda in giro, ma non voglio prendere in giro. Dovete immaginarvi che Final Fantasy VII Remake purtroppo fa un errore veramente grave all'interno di quello che è la struttura di pacing di un action RPG che vuole raccontare quella storia. Quando l'orrore avviene, e poi ne parliamo del prima, quando l'orrore avviene, quando Sephiroth perde il senno e comincia a vedere l'essere umano come un'entità inferiore che ha occupato un pianeta che non è suo, per rappresentare il fatto che ci sia Cloud che vive l'esperienza in prima persona di quella distruzione, hanno fatto una cosa che nel 2024, a livello proprio di design dell'esperienza, è criminale. Ragazzi, non per 15 secondi, che dici, vabbè, per minuti interi, che a questo punto presumo abbiate giocato, lo fanno... lo fanno zoppicare senza nessuna interazione in un binario lentissimo in mezzo alle fiamme. E la cosa preoccupante, e la cosa veramente preoccupante, è che hanno rimosso anche l'orrore di Sephiroth.
Perché Sephiroth viene circondato da quattro popolani terrorizzati e stupefatti che il Soldier First Class faccia una cosa così tremenda. L'eroe, il grande Sephiroth, stesse uccidendo madri, padri, bambini, bambine. Gli si mettono intorno quattro col fucile e non solo nessuno spara un colpo, ma per lunghissimo tempo in cui tu premi L2 ed R2... Braccio sinistro! Braccio destro! Braccio sinistro! Li uccide uno alla volta senza che nessuno faccia niente. E quel non fare niente non può essere tradotto in sceneggiatura dal sono paralizzati dalla paura. Perché se nessuno agisce, se nessuno spara neanche un colpo e lui deflette i proiettili, è un shonen battle praticamente, Final Fantasy 7. Lasciaglielo fare. Lasciagli deflettere i colpi, è un soldier alieno, figlio genetico di una divinità antica, ma che cazzo ti frega, fagli deflettere i proiettili col fucile. Ma se nessuno spara e sono in quattro e ci mette 2 minuti a ucciderli, è una scena che si trascina così a lungo che tu non ti senti teso e preoccupato. Dici, bro, ma che cazzo stanno facendo questi? Ma che cazzo fa lui? Capisco il sadismo, capisco la voglia di umiliare l'essere umano. Io apprezzo questa idea. Ma basta. L'ho capito, basta. Andiamo avanti. Cioè, ha finito 4 volte nell'originale questa scena. È troppo didascalica al punto da essere una sceneggiatura letta con la tosse. Sephiroth è circondato da... Cioè, dici, oh, andiamo? È circondato da 4, li ammazza, poi... Cioè, quello è stato veramente, veramente stucchevole. Ed è un peccato, perché è un momento molto, 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 molto importante. Molto, molto, molto importante. E no, non è nitpick. Il nitpick sono i 4. Cioè, l'esempio dei 4 che non sparano è il pelo nell'uovo. Ma l'uovo non è pulito. È un uovo non sodo. Perché l'intera narrazione di quella parte è tutta così. Il fatto è che io ho fiducia per il futuro, in realtà. Io mi fido delle scene successive. Io mi fido di loro. Perché nel trailer lo vedo che... Esiste il remake. Esiste il remake 1. Nel remake 1 questi problemi non ci sono. Ragazzi, io non sono uno di quelli che dice la cazzata, perché la ritengo una cazzata. Vabbè, ma no... C'è dissonanza ludonarrativa, perché poteva castarsi energia, perché vabbè, è Final Fantasy, è un GDR. Nei GDR purtroppo c'è questa dissonanza ludonarrativa violentissima e aggressivissima. Lo accetto, è un patto narrativo, ma non prendermi in giro con esso. Non esagerarlo. Se lo esageri, diventa pacchiano. Se lo esageri, non sto più al gioco. Il fatto è che a Nibelheim l'intera struttura del colpo di scena è sciocca, d'accordo? Stiamo parlando del più grande segreto della Shinra. Il segreto che presume un rischio di perdita di controllo e ammutinamento del tuo soldato alieno geneticamente modificato più forte e sovrumano. E tu quel segreto lo nascondi nella catapecchia accanto al villaggio in cui mandi proprio lui, sotto delle scale neanche protette, nascoste e celate in alcun modo. E nel reattore che devi andare a controllare c'è scritto Genova su una placca di metallo 6 metri per 3. Capite che di base la sceneggiatura è un episodio per ragazzi che funzionava nel 97. Va bene? E anche perché durava poco. E ci sta. Ma adesso... è troppo. Adesso è proprio Final Fantasy VII ripetuto così, allungato 3 volte, che dici, vabbè. Ci sono altre scene, ok? Io non voglio dirvele tutte, perché altrimenti poi diventa noioso spoiler e diventa nitpicking. Però è troppo. Cioè, mandi proprio lui. Sta immobile una settimana, chiuso nel suo trauma, e non fa niente. La Shinra non manda nessuno a controllare. Cioè... viene in mente da dire, ragazzi, ma magari potrebbe succedere qualcosa, no? Figurati, non sa leggere. Cioè, è brutto allungato così. Eppure, 7 Remake ha migliorato ogni personaggio. 7 Remake non ha sminuito niente, allungando non ha rovinato niente, ha solo migliorato. Tutti i personaggi sono migliorati, a parte il far sopravvivere Jesse
Biggs, perché è una puttanata incredibilmente volgare da fare e annichilente del messaggio del gioco e del momento traumatico che è la loro scomparsa, che mi porta quasi a non volerlo neanche rigiocare perché odio il fatto che siano sopravvissuti e veramente sputare sul personaggio e sulla scrittura originale. Il fatto è che Nibelheim è pessimo. Eppure ho fiducia, perché io vedo Cosmo Canyon e dico, cazzo, sarà una figata. Vedo Hodge e dico, merda, che capolavoro. Vedo Reeve, vedo il Gold Saucer e dico, raga, ma hanno migliorato così tanto, ci sono anche i minigiochi. Ho la pelle d'oca pensando a 7 Rebirth, io voglio giocarlo a 7 Rebirth. Però questa scena è preoccupante. Per ora questo è solo un flashback, ma è un flashback che poi nel presente mi ha mandato bad vibes. Perché mi ha mandato bad vibes? Nel trailer recente, per sostenere questa voglia di tenere in sospeso il segreto di cosa accadrà nel finale alla città, eccetera, ti mettono tutte quelle scenette in cui c'è Aerith che è ferita, Zack che la coccola, Sephiroth che ascende dal cielo con la città illuminata dietro, e soprattutto qualcuno che suggerisce più volte, magari schioppa Tifa, magari Tifa morirà, verrà uccisa da Cloud. Guardate la scena in cui c'è Cloud che fa, ah, tu sei un'impostora! Genova! No? E dici, ok, va bene. Merda. Però, nella demo, che voi non avete giocato, mia, c'è una scena in cui Cloud mette in discussione se Tifa è davvero Tifa. E quello è uno dei momenti più imbarazzanti della sceneggiatura, perché è talmente scolastico il modo in cui, e noi ne parlammo in anteprima, ma c'è anche nello showcase. Ok, si vede quella scena? Sono sul tetto? Che ne parlano? No, non quella che si è vista nei trailer. No, 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 no. Quella in cui non dice che non si può fidare di nessuno è quella che mi ha cringiato. Ma mi ha cringiato non per la scena in sé. No, mi ha cringiato perché io ne conosco il pregresso. È perché avevo anticipato che l'avrebbero fatto. In sede di anteprima c'è una scena in cui lui ha un appuntamento notturno con Tifa, ok? Tifa va sul tetto preoccupata che Cloud è freddo con lei. È freddo con lei e lui si pone in maniera molto infantile, molto straniata, molto confusa. Questo perché, ricordiamoci, nel 7 remake Aerith sa benissimo la verità. E tutti quindi sanno a modo loro, Tifa compresa, che non c'era Cloud a Nibelheim. Quindi si crea questo contesto incredibilmente imbarazzante in cui, in questa nuova narrativa in cui c'è più consapevolezza, non si capisce perché non lo dicono. Oh, Cloud, stai di cazzate. Cioè, ed è il piano segreto per far mantenere la storyline delle due timeline incrociate così che si possa fare poi il cazzo infinito, no? E va bene, lo capisco. Però, da una parte, Tifa non dice niente e a volte c'è una scena in cui fa anche un gioco al gioco, ma di cosa ne parliamo in blind? Quando lo giocherò, ne parliamo in blind e ne riparliamo. È una cosa un po' tossichella da sceneggiare quella roba lì, perché dici, ma scusa, fai la finta offesa quando ti racconta che ha guardato nella tua biancheria, ma sapevi che non c'era stato mai, quindi ma che cazzo stai facendo? Però quelle sono... stiamo parlando di narrativa, eh? Però, non del gioco. Però, sul tetto, Tifa, che povera ragazza, è una santa. Tifa è un personaggio dolcissimo nel 7. E nel 7 remake è altrettanto dolce. Sì, esatto, si incazza perché lui è fantastica sulla sua biancheria. Ho capito. Ma infatti, ci sta. È il contesto del remake che ti rende tutto più... Sì, però potevate un secondo riscrivere un pochino più. Il fatto è questo. Nel momento nel quale lei dice, ma scusa, ma che ti succede? Va tutto bene? Non penserai mica che io a Nibelheim sia morta e che io sia un'impostrice, un'impostora. Tu dici, Tifa, ma come cazzo ti è venuto in mente che Cloud sia così scemo da pensare a una cosa del genere? Ma al di là di quelle cose, no... Allora, quelle cose le ha fatte solo vestito da trooper? Sì. Sì. Ma... Il fatto è che... Poi ci sono dei dialoghi... Non voglio spoilerarvi. Quando lo giocate capirete cosa intendo dire. Ma stiamo facendo stronzate adesso. Tifa viene ferita da Sephiroth. E Cloud... vede che è ferita. Il vero Cloud vede che è ferita.
Al di là del fatto che non bisogna lamentarsi che non c'è una goccia di sangue e così via, perché? Perché comunque è un titolo diverso dal 16 anche per quello che è il suo obiettivo di target PEGI, eccetera. Quello che davvero preoccupa è questa insistenza sul fatto che lui non si fidi del fatto che Tifa sia reale. E lui si convince che sia morta. Si convince che sia morta e la incalza dicendo: ma tu non sei vera. Lei gli fa flashing e fa: oh, guarda che c'è la cicatrice, imbecille. No? Perché si sente anche offesa da non essere creduta. Ok? Ecco. E purtroppo quello che noi dicemmo all'epoca della demo, e io fui proprio il primo a dire: raga, ma avete visto quella scena? Lo sapete che diventerà un plot point ripetuto, perché ti fanno vedere quel dettaglio, perché sicuramente lo riprendono dopo per far sì che ci sia il dubbio e il caos. E io, sì, grazie al cazzo. Esatto. E infatti nel trailer c'è la scena in cui l'attacca e dicevo: porca puttana, lo sapevo. E qualcosa mi ha fatto imbarazzare, perché è talmente banale il modo in cui ti presentano il semino che deve germogliare nella storia, che dico: ma cazzo, ma dai, hai costruito questa idea del sequel e fallo. Ok, non c'è embargo. Io potrei raccontarvi tutto, ma è volgare, non mi va. Dove voglio lasciarvi il mistero. Vi sto soltanto dicendo che ci sono delle perplessità molto serie sul come questa storia originale viene ripetuta uno a uno quando è uno a uno, ma solo allungata. Ok? Non ho altro da dire. Ho solo un altro dettaglio che riguarda di nuovo un po' il gameplay. E mentre facciamo l'ultimo discorso, ve lo faccio vedere, perché io ho un materiale che voglio mostrarvi. Ecco qua. Praticamente, a Calm, che è resa in una maniera di una bellezza... No, i pregi dopo. A Calm... Sì, lo so che è buio, lo rendo un po' meno buio. Perdonatemi, sto cercando di trovare una via di mezzo. Guardate, la fuga da Calm è una di quelle cose che, nonostante sia narrativamente interessante e crei una prospettiva di apertura del mondo molto figa, è tremendamente legata allo stesso, identico, ripetuto, non corretto, neanche affrontato, discusso, messo sul tavolo di una sala riunioni, neanche provato a interpretare in maniera diversa, difetto grossolano di pacing del set remake originale. Possibile che tutta la fuga dalla città sia un lento camminare dietro un NPC con dialoghi completamente privi di significato, che sicuramente diventeranno importanti perché lui sembra un tipo tosto e quindi avrà un ruolo futuro di un pepettino che chissà cosa sarà mai in futuro? Va bene, Square, l'ho capito, è importante, ha una cicatrice, è il segreto profondo. Però perché devo stare dietro a lui tutto il tempo, lentamente, io vi sto skippando, e poi salire la scala, fare uno sneak finto, manco fosse Forspoken, cioè, ma cazzo, è lì e stai attento e lui distrae le guardie e aspetti e si muove il ritmo e zoppi che vai e ti muovi e altra cutscene e poi e parli e di nuovo stai e poi sei libero di andare senza neanche un combattimento, senza neanche, cioè, il pacing di gameplay quando ti metti a fare questa sequenza di avanti Andre andava un secondo ricchiacchierato, ok? E non è stato ricchiacchierato. Questa è una cosa che a me è dispiaciuta tantissimo, perché era l'occasione, un sequel, per poter evolvere anche quello. Una cosa che spesso accade è che i sequel tendono a essere davvero una continuazione diretta del progetto precedente, senza provare a fare uno step forward, che però il set remake fa nelle cose che contano. No, non puoi venire scoperto. Non c'è un failure state. Non c'è un failure state, ok? Cioè, tu puoi anche andare in faccia alle guardie, che c'è quello che fa, forse non è il caso, ok? Non è questo. Però, questo genere di sessioni rallentate è molto frequente nelle parti narrative. Se c'è a Nibelheim e c'è a Calm subito dopo, io mi aspetto di vederla più spesso. Ma è una percezione che ti viene da una demo che ha scelto di mostrarti quelle parti, ok? E questo è sicuramente un difetto mantenuto. Ma, per quanto concerne narrativa e pacing, abbiamo questi dubbi, queste perplessità e questo problema. A livello di grafica
abbiamo avuto un miglioramento dal set remake che riguarda la rimozione del matte painting, quindi ora non esistono più immagini in prospettiva disegnate sul background, ma sono effettivi modelli 3D. Akane fa, ma non stai cercando di razionalizzare un genere che di solito non è realistico, ma non sto parlando di realismo, sto parlando di ritmo di gioco e narrativa, che non è il realismo. Il realismo è dire, Cloud zoppica, poteva curarsi. No, il realismo non ha niente a che fare con questo. Certo, se tu mi prendi una storia fatta cartoon, cibi, messa in isometrico, che dura 20 minuti e me la rendi di 3 ore e mezza fotorealistica con stile anime, certi problemi escono più evidenti dopo 30 anni, ok? Merda. Ma non è quello il punto comunque. Si sta proprio parlando di pacing. Il pacing è il ritmo di gioco. Cioè, quanto poteva durare questa scena per mandare lo stesso messaggio e contemporaneamente non annoiare un giocatore? Va bene? Tuttavia, la grafica di Set Remake ha un vantaggio pazzesco. Ha un vantaggio pazzesco che molti altri videogiochi non hanno. L'estetica. Non aspettatevi uno step forward importante rispetto a Set Remake. Rebirth è una versione ottimizzata di Remake. Non c'è uno step forward grafico, non è più bella la grafica, non è più avanzata la grafica, è più completa, ok? Ci sono meno texture merdose, ma le trovate, perché con la Real Engine hanno problemi, ma ce ne sono meno, grazie a Dio, ma le trovate. Ci sono zero matte painting, non ci sono più i background, d'accordo? Ci sono modelli 3D, Juno è reale, le isole sono reali, è tutto reale, va bene? Ma ciò che ti permette di dire, cazzo, però è una festa per gli occhi, è il modo in cui ci hanno lavorato a livello di art direction. Se l'avete vista nella demo, certo, si vedono già nella demo, certo, se cercate trovate, però i visi, le pelli, gli equipaggiamenti, le città, i prop, nel numero, non nella qualità, i prop fanno spesso schifo, però proprio brutti, dico schifo in maniera volgare e non imprecisi perché sono proprio brutti molti prop, ma che nel 15 lo erano, i prop sono, ne mettono talmente tanti, le pozioncine, la catenina, le cose che, però ecco, quello è fare la punta al cazzo, lamentarmi dei prop... Mi sembra un po' troppo, almeno rispetto a ciò che sono le mie preoccupazioni più grandi. Ma sì, ci sono come difetti. Detto ciò, è molto bello da vedere. Sotto questo punto di vista io non posso lamentarmi, non voglio essere l'antipatico, mi dispiace. Non posso neanche mentire e dirvi, sì, è brutto. Non è brutto, è bellissimo. Potevano fare di più, ma non l'hanno voluto fare. Uno, per production proficiency, ovviamente, e perché hanno voluto mantenere una continuity col remake 1. Il che per me è un peccato. Ma contemporaneamente lo comprendo, non posso non comprenderlo. Certo, dovevate a questo punto ottimizzare molto di più e evitarvi quantomeno i prop brutti e le low res texture. Però è veramente, non è cross-gen, è per questo che è un problema. Però non è un grave problema, perché è troppo troppo bello. L'ultima perplessità si interfaccia con il gap, con il cambio a punti positivi. Ossia... L'open world. Adesso io metterò in background l'open world. Brisava, sto finendo i difetti e poi si switcha tutto. Sto andando a capitoli. Non preoccupatevi e non sentite il vostro fanboy interiore soffrire troppo. Vi andrò a coccolare con ciò che ritengo essere stellare molto presto. Allora, questa è l'apertura. Vedete, ragazzi, come cazzo fate? Cioè, non si può dire che è brutta sta roba. Cioè, è veramente bello da vedere. È bello, ragazzi, è bello. Sta roba è in engine, è bella, è bellissima, ok? È bellissima. E poi c'è anche la CGI, quindi adoro. Qui ci sono integrazioni, cioè è in engine, ma pre-renderizzato, chiaramente. Ovviamente. Ci mancherebbe... A questo non arrivano. Però, eccoci. Ora, il gioco è una festa per gli occhi. Detto ciò, non voglio farvi vedere però cutscene. Ok, parte il gioco. Adesso, l'open map è di una bellezza agghiacciante. Partiamo dalla mia preoccupazione. La mia preoccupazione è, in Final Fantasy VII, in Final Fantasy IX, cosa erano i minigiochi e le side activities? Le side activities nel 7, il Chocobo Breeding, le grotte extra, quello che poteva essere andare a trovare un piccolo dungeon che ti portava una materia speciale, avere a che fare con il piano di Tifa, cosa che secondo me verrà riprodotta anche nel remake come arma finale in futuro e così via. Queste cose ci sono nel remake, no? Ma hanno assunto una forma di interazione open world Ubisoft.
Quindi abbiamo la torre che ti fa vedere l'environment, la grotta con il super boss da sconfiggere, l'accampamento da superare con una sfida di gameplay. Cioè, queste cose ci sono. Quindi diventa molto più un completiamo l'intel della mappa. Esiste l'intel, no? Esiste il codex, che secondo me è una bellissima idea. Tu, più sei bravo di gameplay, più completi, più ottieni codex speciali da dare a Shadley, eccetera. Queste cose possono risultare molto più obbligatorie da fare per un giocatore rispetto al cazzo, ho trovato nel piano di Tifa una cosa segreta, o cielo, ho rubato una ragnatela speciale o un mostro opzionale di una galleria della Shinra, così posso fare slow al prossimo boss. Queste cose non ci sono più. Quello che per me era Final Fantasy era la sequenza di opzionalità che ti permettevano strategie avanzate. Questo però verrà riprodotto qui, semplicemente in maniera più didascalica. C'è sicuramente un premio importante, e già nella demo si vedeva che quando completavi certe challenge avevi l'opportunità di ottenere una materia avanzata, e questo è importantissimo, è per questo che Final Fantasy VII Rebirth potrebbe essere tra i migliori Final Fantasy mai prodotti, va bene? Non è una cosa negativa, ma rischia di essere il rischio di avere un Ubisoft System dell'open world e delle open map di Final Fantasy VII rischia di rendere troppo compito per casa qualcosa che altrimenti sarebbe libero di essere scoperto. Non parlo del fatto che dovrebbe essere Breath of the Wild, per carità del cielo sarebbe, anzi, non deve essere neanche Elden Ring, ma una via di mezzo sì, perché Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, i Final Fantasy sono sempre stati un po' Breath of the Wild e Elden Ring. Capite cosa voglio dire? Tu andavi in un bosco e mica sapevi che c'era Yuffie. Tu andavi all'interno di una location e mica c'era il quest pointer che ti diceva vai a raccogliere i fiori per questo farmer. Cioè, era un... Quindi qua che faccio? E sbloccavi cose molto importanti, molto importanti. C'era molta più conseguenza nella tua esplorazione e non meccanicità nel completismo di ciò che già sa che devi fare. È una cosa diversa. Non necessariamente è un difetto. Infatti io ho finito i difetti. Questa è la mia perplessità. Questa è la mia perplessità. Mi perplime il rischio che possa diventare come tutti gli altri e non avere l'identità che Final Fantasy ha sempre avuto. Non di meno, questa personalità esiste nelle side activities. Perché ci sono le gare dei Chocobo, c'è un gioco di carte completamente nuovo, le attività secondarie che ho percepito nella prima mappa di Final Fantasy VII Remake erano tante e splendide, perché abbiamo un nuovo gioco di carte, Queen's Blood si chiama, che si ispira un po' anche al Gwent, che è veramente bellissimo, è un gioco di carte veramente, ma veramente di quelli che ti fa pensare bravi, avete fatto ciò che avrei voluto nel 16, avete messo in gioco qualcosa a cui io tenevo tantissimo come videogiocatore, come eredità del fare sì che il giocatore abbia delle opzioni su cui fare completismo e che gli tenga il cervello acceso, ok? Cioè è molto bello il fatto che sia totalmente pregno di cose da vedere, da fare e con cui interagire anche di combat, d'accordo? Quindi, guardate, qui abbiamo carte, abilità speciali. Allora, non vi spiego come funziona il gioco di carte, ma è molto semplice da capire, ma non è totalmente brainless come il Triple Triad senza regole, ok? E non è il Tetra Master, che è uno stupro mentale di nono livello, praticamente, va bene? Quindi, per carità. Ma può veramente creare delle vibe davvero Final Fantasy, se poi queste carte ti portano a ottenere dei premi, o possono essere convertite, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi, lato open map, la mia preoccupazione è quella, ma è una preoccupazione che si scontra con lo shock positivo di vedere, per esempio, un'altra cosa. Perché io non sono qui a volervi annoiare ripetendo i concetti. State a vedere qua. Quello che avete già visto nella mia anteprima precedente è che alcune delle cose di completismo opzionali sono delle cacce classiche di Final Fantasy, nelle quali però, se guardate in alto a sinistra, ci sono degli obiettivi secondari. E questi obiettivi, come fai pressione, fai stagger, uccidi in un time attack i nemici, è bellissimo.
È bellissimo perché ti permette di avere questa esplorazione dell'open map mentre incontri personaggi quali, si spera, ancora non è certo, ma si spera, abbiano delle side quest non semplicemente fetch come nel 7 Remake o nel 16, ma che offrano poi comunque l'accesso a un minigioco come la corsa di Hippo, come la ciocomappa e così via, che portino quindi poi a una conseguente possibilità di build up del personaggio. Lo so che io sono così su queste cose, ma io sono passato ai pregi. E sapete perché sono passato ai pregi? Sono passato ai pregi perché prima di parlare del combat system, che è la parte finale della... proprio... troppo volgare... della manifestazione di gioia in quello che sarà questo videogioco, vi faccio vedere questo. Guardate come in questi minigiochi in cui si va a fare appunto collezione di informazioni di Intel e di Challenge, questo è il menu del Codex. E nel menu del Codex di Chadley, ricordate il cyborg, trovate una cosa veramente importante. Non soltanto il bestiario che si completa sempre di più, ma là in cima c'è Materia Development. Il Materia Development è esattamente quello che volevo all'interno di un Final Fantasy. Il completismo che offre evoluzioni e materia uniche per fare un setup originale. Bravi, 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 ok. State capendo, stiamo andando, brividino sul braccio. Ok, ok, let's go. Bravi, ok, sì, esatto, vedo che la chat gode. Ma anch'io, questa cosa è buona. Ok, mi fido, sì, esatto, ciao Final Fantasy XVI, esattamente. Cioè, guardate, autocast, morph, auto unique ability. Questa roba mi spinge a vivere il completismo in un certo modo. Spero ovviamente che non sia un completismo che mi faccia sentire di dover fare un compito per casa per ottenere qualcosa che altrimenti sarebbe inottenibile. Va bene? Quindi qua si comincia già a ragionare e a cercare di confutare la mia preoccupazione, che rimane. Ma non soltanto rimane non con l'ansia addosso, ma con un beh, speriamo che quel format non vada a stuccare, ma con la bellezza del fatto che, guardate, io qui nelle informazioni di B-roll posso andarvi a farvi vedere che ci sono anche side quest che sono chiaramente fetchy, ma che permettono setup di gameplay diversi e micro minigiochi, come per esempio fare foto all'ambiente. Sì, d'accordo, nulla di nuovo, ma fai le foto all'ambiente, fai le cacce, fai il gioco di carte, vai a sbloccarti le summon. Io non voglio farvi vedere niente, perché queste cose non le ho viste nemmeno io, è un b-roll che non voglio spoilerarmi. Vai a fare le summon per sbloccare le cose nei minigiochi, sblocchi il Titan con il minigioco, sblocchi una volta avuto Titan anche il combat con lui nel simulatore, sblocchi il modo di far sì di avere una sorta di involuzione, per me non sarà mai un'evoluzione, perdonatemi, sono cinico, del gioco sul catturare il Chocobo e fare le Chocomappe. Perché se voi guardate qua, voi potete, vedete? Correre e poi anche andare a trovare piccole zolle di terra per scavare col Chocobo, che per me sarà sempre in questi gameplay più lenti, meno arcade e puzzle divertente come era in Final Fantasy IX. Ma intanto c'è, è Arraffa Arraffa Chocobo, esatto, c'è un Arraffa Arraffa Chocobo. E il breeding non si sa, però qualcosa secondo me si troverà. Ma non è finita, per niente è finita, ragazzi, perché, guardate, qui c'è ciò che vi stavo dicendo. Vedete? Puoi fare sniff sniff, puoi seguire l'odore di un oggetto e ti metti a scavare. Io sto facendo zapping perché non voglio farvi spoiler, non voglio darvi la sensazione di aver visto troppo, ma tutto questo lo puoi fare. Secondo me sarà sempre più lento del dovuto, ma guardate come tutto quello che fai in questo open world ti porta a poter fare crafting, ok? Item transmuter. Tu puoi craftare equipaggiamenti, tu puoi craftare cose che ti permettano di avere un gruppo più preciso, più avanzato, e questo significa che se vai a scavare col Chocobo otterrai materiali più rari per fare cose più forti. Guarda un po', ho la pelle d'oca, perché? Perché c'è un gameplay loop qui! Quindi. Ecco. Qui c'è tantissimo da fare. E quel tantissimo da fare è vero. A me preoccupa
che possa avere una ridondanza e infine una ferita al pacing. Ma sono molto positivo, perché quando apri degli scrigni e dentro ci trovi una materia che non avevi, dei materiali speciali per farti qualcosa di nuovo più potente, o in generale un percorso opzionale di un minigioco che ti conduce a un divertimento extra, come può essere appunto l'allevare e potenziare il Chocobo, gli puoi dare estetiche diverse, lo puoi potenziare, insomma, c'è la sensazione dell'overworld Final Fantasy. Se avete visto il trailer, lo State of Play, ci sono i minigiochi del Gold Saucer, ci sono i minigiochi di Junon, anche quelli che ti aspetteresti e avresti perso, ci sono. In tutto questo, c'è il combat system, senza il quale io chiedevo baracca e burattini e andavo a casa. Cioè, giocavamo per guardarci la trama, ne parlavamo da appassionati, e che si è visto, ma a quel punto potevamo vederci una serie su Final Fantasy, non giocarlo. E il combat system, che già nel remake parte 1 era un progetto incredibile nato per fondere turni e action in quello che può essere definibile il vero active time battle di Square Enix, qui è stato tra l'altro evoluto. Qui abbiamo l'apoteosi migliorata di qualcosa che era già eccezionale. Il combat system del 7, soprattutto a difficoltà hard, e infatti come il 16 avrebbe dovuto avere la modalità Final Fantasy fin dal lancio, io avrei messo fin dal lancio anche qua hard al gioco. In Rebirth hai questo sistema attraverso il quale tu puoi combattere in melee o a distanza, a seconda del personaggio che giochi, mentre carichi una barra che ti permette di avere abilità speciali. Le abilità speciali che sono gli oggetti, i cast, le skill. E queste skill salgono di potenza. E queste skill offrono poi anche delle sinergie, come accadeva in Intermission, che ho finalmente giocato, con i membri del gruppo che abilitano mosse originali, nuove e uniche anche in base a quanto affetto e legame emotivo hai con determinato personaggio, cosa che mette un'altra perplessità. Nel 7 l'affinità con i personaggi era una caratteristica segreta che ti permetteva qualche chicca e dialogo speciale. Nel 7 Rebirth è stata resa una meccanica di gioco che potenzia determinate caratteristiche di combattimento di un certo party. Il problema è che a questo punto varrà mai la pena rispondere male a qualcuno? Ci sarà mai necessità o motivo di negare un favore o un sorriso a qualcuno del party? Perché a me mi è già successo che Tifa mi chiedesse, per esempio, di uscire. E io le ho detto, no, non voglio uscire, ho da fare. E lei ci è rimasta male e aveva la faccina triste. Ma la faccina triste è soltanto un difetto? Oppure mi permetterà poi di avere più bonus con un altro personaggio e quindi un potenziamento utile a? Perché, cioè, capite, ragazzi? E quindi niente Gambit, purtroppo. Sì, il Gambit manca, ed è una cosa che mi dispiace tantissimo. Per me il Gambit sarebbe stato ficcantissimo, calzantissimo all'interno di set remake. Ma voglio parlarvi un po' di più del combat system. La sferografia che avete visto, e che posso tranquillamente farvi il resto vedere meglio, è proprio la struttura di potenziamento del party. Cioè adesso esiste persino, oltre al level up, è automatico, e all'equipaggiamento, e alla materia system, che permette quindi quella meraviglia che è il 7 come struttura del party, abbiamo anche un ulteriore menu che è l'avanzamento di potenziamento delle abilità e del party. Cioè capite quanto è dannatamente figo, strutturato e videogioco questo Final Fantasy 7 Rebirth? Capite perché, nonostante i difetti, io ho la pelle dritta e dico, Madonna, non vedo l'ora, voglio che mi consumi e non voglio rimanerne deluso, ti prego, fammi venire la faccia felice, perché tanto ormai l'ho capito che la trama è diversa, non mi sentirò tradito, ma voglio almeno vedere che l'idea è buona e che viene espressa correttamente. Cioè, io sono sì incazzato, perché ci sono delle cose che sono profondamente scorrette e decisamente mediocri secondo me, ma altrettanto dico, merda, spettacolare, let's go! Ok? È un mix dei migliori sistemi di avanzamento dei vari Final Fantasy, esattamente. Tanto che vi ricordo una cosa molto importante, ricordatevi che esiste anche, come in Final Fantasy 9, il fatto che nel 7 Rebirth e Remake le armi abbiano delle abilità uniche che puoi o usare mentre hai l'arma o acquisire permanentemente quando hai abbastanza AP fatti sul personaggio. Quindi hai anche quel meccanismo di metto questo equipaggiamento per ottenere quella passiva e attiva permanente, così che prima possa poi cambiare. E ricordatevi che le armi hanno anche lo sviluppo.
C'è anche il Crystarium del 13. C'è il Crystarium del 13 per le armi. Allora, abbiamo il level up, il Crystarium delle armi che ti permette di ottenere abilità, bonus ai danni, bonus alle difese, passive, eccetera, eccetera, eccetera. Hai la sferografia di parti, hai i minigiochi, il crafting. Ragazzi, è il combat system della Madonna in cui ogni personaggio ha un sistema diverso. Quello che soltanto dopo è stato aggiunto al 15, ma qui è reso 10 volte meglio. Perché qui abbiamo veramente la possibilità di fare voglio combattere, action e fare i parry, Cloud o Red 13. Cioè, voglio avere una voglio che Red buffi se stesso e il party mentre combatte facendo i parry, Red. Voglio utilizzare la Punisher Mode e fare parry perfetti mentre combatto e fare danni permanenti mentre fanno stagger pazzesco? Cloud. Voglio fare combo che aumentano lo stagger ed essere abile, veloce e utilizzare certe combinazioni? Tifa. Voglio essere il support a distanza che fa dei AOE e crea moltiplicatori di danno agli alleati? Aerith. E combatti diversamente con ciascuno. Voglio bar... È tutto diverso. Io continuo ad avere i brividi. Yuffie è diversa ancora. Cioè, è una madonna. Tutto è diverso. Tutto sinergizza. Tutto è ben fatto. Tutto funziona da Dio. Che gli vuoi di? Cioè, capite che quando parli del lato positivo si incendia l'anima? Però contemporaneamente dici è possibilmente tra i migliori Final Fantasy mai prodotti della storia. E poi un è però cazzo. Vediamo. Vedete? Questa, required party level 2, vedete? E potenzia anche le passive dei personaggi. Ecco perché il Gambit del 12 è una genialata assoluta. Sono perfettamente d'accordo. Ragazzi, siamo nella next gen. Mike, la tua teoria su Rebirth. Ragazzi, io non volevo parlare di questo. Io non ho una teoria. Io vado con il flow. Non mi va di dedurre. Dedurrò in blind run, va bene? Vi spiego. Da una parte abbiamo le due timeline, che ovviamente, permettono di fare il cazzo che ti pare, mantenendo la trama originale e facendo quello che vuoi nell'altra. Questo implica quindi diverse cose. Uno, ci sono due Sephiroth, uno diventerà buono, entrerà nel party, sarà l'anti-hero, potrete fare lo sbando, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa talmente ovvia per me che se non succede verrò stupefatto. Merda, e merde. Poi, cioè che poi è drammatico perché Sephiroth è un personaggio che è stato violentato dalla compilation. Sephiroth è un personaggio che è stato reso completamente idiota e è totalmente umano quando in realtà dovrebbe essere superiore e alieno agli altri. Lo vedevi poco e faceva paura. Adesso è praticamente anche nelle bevande come sponsor di tutti i paesi di Final Fantasy VII. Una cosa veramente tremenda. Tremenda. Crisis Core ha distrutto Sephiroth, ha premiato Zack, l'unico personaggio con una dignità in quella storia, il resto è spazzatura da bruciare nell'umido. Ma il fatto è che, ragazzi, non parliamo di Nomura che si è preoccupato di come reagirà al pubblico. In realtà è strano che Nomura si preoccupi di come reagirà al pubblico, perché la preoccupazione doveva essere nei confronti del tradimento del remake. Adesso ormai è fatta. Adesso noi andiamo con il flow, almeno io, non mi metterò a dire, oh, no, non è come nell'originale. Lo so già che non sarà come nell'originale. Semplicemente spero che abbia una dignità. Certo, siamo nell'epoca post-Kingdom Hearts, quindi... però, nonostante ciò, non è lui che scrive la sceneggiatura. No, però Nojima, Kitase... Cioè, Nojima ormai... Nojima non è più il Nojima di un tempo. O forse non lo è mai stato e ha avuto fortuna in certe istanze. Cioè, non si sa che è successo. Quindi non mi va di parlare di questo. Quello che voglio parlarvi, di cui voglio parlarvi come teorie è... Che succede ad Aerith? I casi sono... 4 o 5. Va bene? Esatto. O in una parte si salva e nell'altra no. O muore in entrambe e si risveglia in una, quindi Rebirth. Capite? Perché così almeno hai la scusa di poterla fare o rimorire o resuscitare come i meme dell'epoca. Non ha senso che muoia Tifa, perché è proprio buffo. Nel senso... E quindi, sti cazzi, cioè... Che emozione c'è se muore Tifa? Non serve a niente. Cioè, Tifa è bullizzata dall'inizio del set remake. Hai questa sorta di Kogwar aggressiva e volgarotta che cerca di sedurre Cloud costantemente, gli dice che è suo e sputa in faccia la relazione d'amicizia dall'infanzia che ha con Tifa. Cioè, Aerith è aggressivissima in questo gioco.
E quindi dici, vabbè, muore pure Tifa. E quindi muore Cloud, sarebbe carino, ma non lo faranno mai, perché altrimenti Omni Slash chi se lo piglia? Zack. Quindi, in realtà, riuscirò a essere sorpreso? Non come un capitolo 18 in cui a un certo punto escono i Teletubbies. È questo il fatto. È questo il fatto. Io non voglio che Sephiroth blocchi Sephiroth dall'uccidere Aerith, capite? Cioè, non è quello che... No, assolutamente no. Ok? Ah no, Jam, sono d'accordo. No, Sephiroth non ha fatto overreaction in quel senso. È un altro, il discorso è un altro, non sono d'accordo. Lì sono riusciti a dare lo shock al professore. Che lui pazzisca ci sta, se non se l'è mai aspettato prima, è questo il fatto. Zack salva Aerith e muore al suo posto. Che cazzo l'hai salvato a fare allora? Cioè, per salvare Aerith. Capite? Devi avere un'idea che crei un percorso utile al terzo capitolo, che avrà come boss finale Genesis. Ok? Non puoi fare queste cose. Aerith deve morire. Deve morire, deve farlo. Ok? Aerith must die. È quello. E è il modo che devono realizzare affinché tu possa sentirne il dolore. Tu devi riuscire a creare qualcosa di drammatico. E purtroppo Genesis è la spada di Damocle. Mi dispiace. Esiste. Esiste. Che se Zack ed Aerith riescono in qualche modo in questa storia a sopravvivere in un certo modo, in una certa timeline, che non è l'originale, il finale di Advent Children con loro nella luce assume un altro significato. E voi non pensate che avrebbero voglia di farlo? Che non avrebbero voglia di farti rivedere Advent Children dicendo: hai visto? Era così fin dall'inizio? Come siamo fichi? Siamo proprio Square Enix? Ragazzi, mi dispiace. Purtroppo, Advent Children è dopo il terzo capitolo di Remake. È dopo Rebirth. Advent Children è il finale della compilation ufficiale. Io non voglio mettermi a fare teorie particolari, perché questa storia ha il mio interesse e il mio cuore, ma non ha il mio rispetto. Io non posso speculare su qualcosa che nasce dal volermi stupefare per forza, spesso senza cognizione di causa. Dopo il capitolo 18, non vi rispetto. Nel finale. Posso riacquisire fiducia, ma non rispetto. Ok? Quindi, vedremo. E non è chiaro che sarà una merda la storia, perché secondo me tutte le scene viste nel remake sono meravigliose. Cioè, io so che vedremo Ojo sulla spiaggia. Noi vedremo Ojo sulla spiaggia. Ed è la cosa più bella che potessi desiderare, perché significa che comunque ci tengono. Io spero, per esempio, che Yuffie si integri nel party di Rebirth da un bosco. Ok? La domanda che vi faccio è: vi è arrivata un'analisi corretta in equilibrio tra ciò che ritengo essere potenziali problemi e difetti o preoccupazioni rispetto a ciò che sembra veramente funzionare ed essere persino eccitante a dir poco? Questo è quanto, ragazzi. Il fatto è che Aerith sa benissimo che schiopperà. Lo sta nascondendo. Quindi ci saranno momenti molto toccanti e molto forti. Bisognerà vedere. Beh, comunque ne riparleremo. Anche perché ci sarà la mia serie completa. Appena arriverà, comincio a registrarlo e si prosegue. Dirge of Cerberus è un anno dopo Advent Children. Però il fatto è che Dirge of Cerberus ha un finale che lascia in sospeso. E non puoi farlo. Non puoi chiudere tutto e poi rimane il tarzanello di Dirge of Cerberus, ragazzi, perché è un tarzanello, eh? Esatto, c'è anche il videogioco del delfino. Signori, spero che questa anteprima sia stata, non dico illuminante, perché alla fine dei fatti non c'era tantissimo da dire, ma ne abbiamo parlato per 1:40 ininterrottamente. Sono abbastanza soddisfatto. Ok, ragazzi. Alla prossima. Buona serata. Ci vediamo stasera
alle 21.30 con Subnautica. E anche lo spirito dell'esperto continuerà. Oh yeah. A presto, ragazzi. Un piacere.